Diamo la più cordiale buonasera a Marco Negri. Ciao Marco! Ciao a tutti, grazie per l'invito. Ciao Marco. E ovviamente l'invito era doveroso, soprattutto poi quando si parla di calcio europeo. Tu che sei stato protagonista nel campionato scozzese, dicevamo, con la maglia dei Rangers nella stagione 97-98. Dunque, a marcord a parte, Marco Tarantino, nuovamente parola a te. Sì, diciamo io mi vorrei ricollegare al discorso Marcord. So che hai giocato con Ringhio, con Gattuso, volevo sapere se eri rimasto in buoni rapporti con lui e che tipo di giocatore era quando, nonostante molto giovane, venne a giocare lì da voi, insomma. I rapporti sono ancora ottimi. L'ultima sua stagione a Milano l'avevo chiamato perché volevo andare a vedere a Milanello una sessione di allenamento. Mi ha accolto con grande affetto, abbiamo riso, parlato. Io l'ho conosciuto quando era veramente giovanissimo, sia a Perugia che con i Rangers. E ti devo dire che non è cambiato, c'è sempre lo stesso ragazzo, chiaramente maturato, chiaramente adesso è immerso in questo nuovo ruolo di allenatore, però nelle relazioni interpersonali veramente è rimasto lo stesso ragazzo dal cuore d'oro. Questo è un grandissimo, cioè mi lascia veramente con un bel ricordo, perché tante volte invece insomma ragazzi che fanno strada e che vincono tutti come ha vinto lui magari cambiano un attimino, invece lui è rimasto. Come giocatore, guarda, aveva una particolarità. Io ho giocato con due ex che saranno poi campioni del mondo, Materazzi e Rino Gattuso, ed entrambi sin da giovani, perché io ho giocato con loro quando erano veramente giovanissimi, avevano questa stessa caratteristica, avevano l'obiettivo di diventare giocatori, di affermarsi nel calcio. E niente, nessuno li avrebbe distolti da questo obiettivo, perché avevano chiaramente altre caratteristiche, al di là insomma, altre caratteristiche a parte insomma, la voglia e tante altre, non erano supportati magari da tantissima tecnica o da raffinatezza, però erano veramente focalizzati in questa cosa qua. Io fra l'altro sono stato all'estero. Quando ero già abbastanza maturo, avevo avuto delle esperienze già calcistiche importanti in Italia. Invece Rino ricordo che a quel tempo, a 17 anni, aveva preso dall'Italia, era andato all'estero a fare questa avventura, il che dimostra anche tanto coraggio, perché ripeto, non è facile prendere le valigie e andare insomma, in un altro posto dove parlano un'altra lingua, ci sono altri usi, costumi, da solo, senza famiglia. Lui l'ha fatto e dopo diciamo che è stato ripagato dal calcio vincendo tutto e prendendosi tantissime soddisfazioni. Sì, Materazzi e Gattuso non avevano, cioè, sicuramente accomunati dallo spirito guerriero entrambi, perché Assolutamente. erano veramente due grandi combattenti in campo. Parlando della tua carriera ai Rangers, poi partita benissimo, conclusa purtroppo come nessuno avrebbe voluto, perché insomma anche su di te c'erano aspettative a un certo punto, tant'è che poi tu nel 98 sognavi di andare anche al mondiale. Sono partito abbastanza bene, diciamo, perché mi veniva facile, anche grazie ai compagni di squadra che avete nominato prima, insomma, fare quasi più di un gol a partita e facilmente era nell'anno solare, quindi partito a settembre, in 3 mesi faccio quasi 30 gol. E c'erano queste voci qua, era l'anno 98, quindi l'anno dei mondiali, c'era la voce di una convocazione, all'epoca c'era Maldini, e una cosa a cui tenevo tantissimo perché insomma, vestire la maglia azzurra anche una sola volta, perché davanti a me c'erano dei giocatori strepitosi, allora il reparto attaccanti, c'era Baggio, c'era Zola, Totti, Casiraghi, Vieri, Del Piero, Montella, Del Vecchio, Inzaghi, cioè era una sfida, però una convocazione mi sarebbe piaciuta. Poi purtroppo gli infortuni in una carriera sono delle variabili incontrollabili e nel momento mio più bello, insomma, ho patito dei gravi infortuni, a partire da una pallina da squash nell'occhio che mi ha staccato la retina, a una polmonite, a un'ernia al disco, a un'infezione a un osso,
e purtroppo tutto ciò che era iniziato come un viaggio meraviglioso purtroppo si è concluso in un'altra maniera, però dopo tanti anni, insomma, uno ne parla con pacatezza, accettando che in una carriera, ma anche in una vita in generale, ci sono dei momenti assolutamente positivi che non ti aspetti, e altrettanto ci sono dei momenti negativi che non ti aspetti e li devi accettare. Sì, e questo è un aspetto molto importante, soprattutto io mi sento di dare un consiglio ai giovani, ovviamente adesso do la parola a te, Marco, però quello che ha detto Marco Negri è molto importante, perché ci sono tanti calciatori che poi nel post carriera, per non aver ottenuto quello che si erano prefissati con magari delle variabili contingenti, poi escono comunque fuori di testa e entrano in una spirale, Assolutamente. magari rifugiandosi in cose poco belle. Io ti cito due nomi, nella tua esperienza a Glasgow, Sean Connery, che è legatissima alla squadra, e poi soprattutto quello di un tuo caro amico che purtroppo da un po' di tempo ci ha lasciato, Fernando Rixen. Un ricordo di Sean Connery e soprattutto di Fernando Rixen, Marco. Allora, parto con Sean Connery, grandissimo tifoso dei Rangers. Ricordo che, insomma, dopo essere partito, come dicevo prima, segnando più di un gol a partita, entro in una problematica grandissima e dopo due o tre stagioni ritorno a fare delle amichevoli sempre con la prima squadra dei Rangers. Mi sto fasciando le caviglie nello spogliatoio, prima di un'amichevole estiva in Scozia, e entra Sean Connery per salutare tutti i giocatori. Io sono sul lettino e mi presentano dicendo: questo è Marco Negri. E Sean Connery, insomma, si avvicina e dice: ah, cavolo, ma mi ricordo la tua partenza, segnavi già, ma poi cosa è successo, no? E volevo spiegargli un po' tutto, però forse un po' troppe cose sono successe anche per te, che sei il mio 007 preferito. Però, insomma, per dire che i Rangers sono un club veramente che c'hanno dei tifosi conosciuti in tutto il mondo, un club veramente seguitissimo. E poi, per quanto riguarda Fernando Rixen, purtroppo tutto ciò è meno sorridente, nel senso che dopo una lunghissima battaglia contro la SLA, adesso riposa in pace. Ha affrontato questa malattia che conosciamo benissimo in Italia, perché ha colpito anche dei giocatori italiani come Stefano Borgonovo e Signorini. È devastante, che va solo in una direzione, perché purtroppo non ci sono ancora dei medicinali che la curano. L'ha affrontata veramente, insomma, com'era come giocatore. Fernando era un guerriero in campo, è stato un capitano che ha alzato tantissimi trofei, è stato un leader sia in campo che nello spogliatoio, e anche dopo, quando questa malattia lo ha aggredito anche a livello fisico, ha sempre mantenuto questa forza, mostrandosi in pubblico, cercando magari tante volte di dare conforto lui alle persone vicine. E poi, insomma, recentemente, dopo anni di sofferenza e di lotta, insomma, se n'è andato, e spero veramente che adesso possa essere in un luogo migliore, e che soprattutto non soffra più come soffriva negli ultimi tempi. Sì, peraltro nelle foto abbiamo visto anche delle immagini commoventi che ritraevano te, lui e Ronald De Boer, voi due molto impegnati nel sociale, siete stati tra i compagni che gli siete stati più vicini.